Se vuoi creare la tua squadra dei sogni e iniziare a spacchettare per trovare le migliori icon e i migliori top player, è il momento di passare dei G-Vault. Il mio codice sconto e tutti i link sono in descrizione. Bene a tutti ragazzi, qua è XT e oggi siamo tornati nuovamente su FIFA. Questa volta, grande ritorno, siamo in estate, quindi Retro Draft. Come ogni estate, ormai da tipo 5 anni o più, portiamo il Retro Draft di FIFA 16, 17, 18, 19. Ovviamente FIFA 20 è ancora un po' prestino, al massimo lo vediamo per il prossima, non so, prossima estate. Visto che l'estate scorsa ho portato un po' tutti i FIFA, ho detto qual è secondo me quello più interessante, quello con le carte più carine. Ho detto un bel Retro Draft su FIFA 19, ci sta davvero tantissimo. Quindi ragazzi, prima di iniziare, vi voglio porre una domanda. Voi avete giocato a FIFA 19? E qual era il vostro calciatore preferito di FIFA 19? Dopo aver detto questo, spacchiamo di mi piace questo video se ne volete altri draft. Iscrivetevi al canale, condividetevi ovunque, passate al mio Instagram e trovate qua sotto. E dopo aver detto questo, basta parlare, iniziamo subito. Eccoci qua! Su FIFA 19 è un po' abbandonato come gioco, però quanti ricordi ragazzi. Uno dei primissimi FIFA dove veramente ci giocavo più del solito. Tante nuove icon, se tipo non lo sapete, cioè su Instagram vi do tantissime novità di tutto, di video che porto, le live, sempre su Studio Viola. E le icon, perché se non lo sapete ci sarà Totò di Natale, Di Stefano e Cafu già annunciate. Quindi icon nuove e clamorose. Quindi ci vogliamo comunque divertire tantissimo. L'anno prossimo shopperemo anche di più. Ormai ogni anno che andiamo avanti ho la possibilità di shoppare di più. Che ho nella lista di esperimenti? Il grande irreprensibile Trent Alexander-Arnold. Eccovi qua. Cioè partiamo subito con una chicca. Retro Draft. Andiamo a vedere questo. Cioè questo è Trent su FIFA 19 78. Vai, buttiamoci col primo draftino. Ovviamente vabbè, metto principiante, ma tanto non andiamo a giocare contro il computer, andiamo solamente a divertirci con i moduli. 4-2-2-2 che se ricordo bene droppava parecchio. Mi scusi? Il draft su FIFA 21, ma allora è vero. Solamente quando uscirà FIFA 38 dropperanno i draft. Frank Ribéry SBC, fine di un'era per il suo addio al Bayern Monaco, bella cartina. Potevamo dargli anche di più. Oh no, Donnarumma, cuore vero, grande. Porca Iglesias, madonna beh. Detto Son Headliners, questa è la carta Headliners. Vardif, Cristiano Ronaldo Hero, ragazzi. CR7 Hero. Mi sa per, madonna che bella carta Hero Ronaldo. Madonna che bello Cristiano, bellissimo. Però Cristiano non lo vado a prendere. Prendo Donnarumma perché voglio vedere un po' più di versioni di Ronaldo. Non so, la Toti, la Tots. Vediamo un po'. Oh, bella, belle, belle. Allora, Benzema, Road to the Final. Müller, se qualcuno si ricorda, scrivetelo nei commenti. Se qualcuno di voi si ricorda come si chiama questa carta. Vi do 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il Carnival. Questo qui è l'evento di Carnevale, ragazzi. Che su FIFA non si sa perché hanno cancellato. È stato uno degli eventi a me più divertenti. Che c'era Müller, ovviamente. C'era Müller Carnevale. Che alla fine c'era tipo anche Dybala. Forse anche Neymar, mi sembra. Sonnif. Sono sempre cavolo forte. Origi Mottman. Man of the Match Champions League. E qua il Mats però del Besiktas. Carina, carina. Vai, prendo Karim Kebab. Che è carino, carino. Vediamo se ci droppa un po' di Messi, un po' di Ronaldo, un po' di Neymar. Eccolo qui. Christian Eriksen, un bacione a lui grandissimo. Qua Havertz Future Stars. Questa qua è la carta di Havertz Future Stars. Molto molto carino quando era uscito. Van Hagen Tots. Son Tots, madonna quanti fa fiato Son. Son è un giocatore clamoroso ormai da anni. Eriksen comunque del Tottenham. E poi come detto un secondo fa, Neymar Carnevale. E che cartina 5-5. Madonna quanto è strano rispetto al 21. Che cartone. Mamma mia quanto è forte. Vediamo un po', dai, dammi un Messi. Bruno! Oddio Bruno! Mica! Che carta Bruno! Bruno Tots dello Sporting Lisbona! Guarda qua che cartone, regà! Vabbè, 3-4 perché ancora era agli inizi. Mica 90, 95, 95, 94. Sembra... Oh, trovo che è più forte del Totti di FIFA 21, maledetto lui. Fekir...
Eriksen, Son, guarda, Pedro, Bruno, figo, figo, bello Bruno, mi piace. Zero icon per adesso. Thiago Tots del Bayern, Fernandinho, beh, oro, mica quanto cazzo aveva Fernandinho. E poi, vabbè, il piccolo N'Golo, Totti. E poi c'è Fabinho, road to the final, quando poi il Liverpool ha vinto la finale. Però, ovviamente, qui si prende obbligatoriamente N'Golo Kanté Totti, siamo obbligati. Qua tutte le versioni oro, ti prendo William Carvalho, tanto per amicizia, te la butto lì, un po' bruttina come posizione. Azzo, che roba clamorosa per essere 3 anni fa. Minchia, Godin 90! Godin 90 era, Bonucci 86, Umtiti 87. Ma Umtiti quante ragazzi, 83. Umtiti ha avuto un tracollo clamoroso. Mamma che brutto tracollo. Ma come? Ma vengo Castaldello, va. Che al massimo forse ci porta bene. Oddio. Kimmich, quando ha appena esploso, che faceva il terzino, mamma fa un po' di tutto. Yambisaka, l'anno che è esploso col Crystal Palace, poi è andato allo United. Carino, carino. Joao Cancelo della Juve, molto forte. Aurier, road to the final, quella che ha perso la finale con il Liverpool, forse, se non erro. E poi c'è Dumfries, davvero tanto tanto roba. Tottenham davvero clamoroso qua, avendo un grande Tottenham, sinceramente non so chi prendere. Prendo, volevo prendere niente Sofifa, me lo ricordavo, c'è sto problema che è lentissimo a muovere. Volevo prendere Joao Cancelo, ho preso per sbaglio quello, vabbè, perché solito grande FIFA. Vabbè, qua Zizzo Donnarumma if 90, sti cavoli, Sirigu 86, vabbè, Pio De Gea, Team of the Group Stage, grande roba, oh, però sono contento. Pepe Halloween, ragazzi, Pepe Halloween, qua stiamo raggiungendo livelli incredibili. Pepe Halloween, Calabria Future Stars, JJ 91, Hummels e poi Felipe, che mo Felipe sta all'Atletico. È che un GG non te lo prendi subito in campo. GG Chiellini, vai. Casemiro if, Guendouzi, Future Stars. Questa carta quando era uscita, cioè ragazzi, voi immaginatevi, per chi si ricorda già lo sa, voi guardate la carta di Guendouzi per farvi capire come sono cambiati gli anni degli eventi, di come sono le carte in game, di tanto ragazzi. Come sono cambiati le carte su FIFA e come i player di FIFA guardano le carte. Voi guardate questa carta di Guendouzi. A guardarla, noi player di FIFA 21 diciamo: mio Dio, che merda! Perché non eccelle in nulla. 82, 83, 87, 86, 83, 84. Non tiene manco un 90. Cioè, noi siamo abituati a Bruno che ha tutti 90 e via dicendo. Pensare che quando è uscita questa carta è esplosa, ragazzi. Nel mercato era la cosa più assurda. Cioè, ha delle statistiche, ragazzi, di merda. Ma si, tipo, tutti anni: ma che è questo? Gullit. Si urlava che questo qua era il nuovo Gullit. Assurdo, fantasmagorico. Prezzi alle stelle. Mamma mia, un sacco costava. Per poi vedere che adesso, se noi guardiamo sta carta, fa cacare. Cioè, se tipo sta carta la rifanno su FIFA, ci ridiamo sopra per quanto fa cacare. E poi c'è Kylian Mbappé, il Gallo Belotti, Sala Oro, 88 Sala Oro, Marez, One to Watch, Marez One to Watch, Asensio, 85 e Bernardo 84, hanno fatto uno switch i due. Laporte e Robertson, Robertson davvero un'annata clamorosa ai tempi, davvero veramente fortissima come annata. E vabbè, quella del Liverpool che ha vinto la finale, quindi tanta tanta roba. Pure Trent. Inchiniamoci al Goat. Inchiniamoci al Goat. Olivier, perdonami, vai subito in attacco. Perisic 86. What the fuck is going on? Ma quando Perisic ha raggiunto l'80? Era walkout. Quando Perisic è stato walkout? Vai, ci facciamo l'ultimo draft. Come detto, mi dispiace, ma ahimè, non possiamo giocare perché, come detto, non trova partite. Uno dei moduli migliori. Vediamo Ronaldo il fenomeno pre-moments. Questo volevo un po' di... volevo guardare un po' di carte differenti. Bella droppata. Perché non un bel Sigurdsson? Che bello. Mica ti ho potuto droppare Zinedine Zidane.
Ullala, Foden, Future Stars, Nainggolan, If dell'Inter, Müller Motto e poi Coutinho, come si chiama ragazzi? Se vi ricordate, 5, 4, 3, 2, 1, Foot Birthday, Coutinho Foot Birthday ragazzi. Bellissima carta, è la carta, cavolo, su FIFA almeno qua non sbaglia mai, le carte veramente belle. Royce If, Lingardinho Road to the Final, Zonzi della Roma, Biglia del Milan, De Jong dell'Ajax, Tot 95, molto molto forte, molto molto forte. Soucek dello Slavia Praga 75. Pensate adesso, avete visto il Tots, mi sembra che è 91, tanta roba. Robertson If 88, Alexandro Headliners, Az, minchia. Che bello. Virgilio Van Dijk 94, Road to the Final. Questo ragazzi è Road to the Final. Che bella la foto della carta che bacia la Champions, veramente veramente bello. Carta strapitosa, però prendiamo The League Tots dell'Ajax. È stato l'anno loro, diciamo, con tutti quei talenti che avevano. Manolas della Roma, molto buggato come sempre. Koulibaly, Matip, veramente veramente carino. Prendiamo De Vrij per fare un po' più di intesa, tanto per buttarla lì, tanto alla fine manco giochiamo. Cedric dell'Inter, Dio mio, chi si ricorda? Ma in solamente un interista può ricordarsi di questo, perché come cazzo fai a ricordartelo? Ci inginocchiamo, vabbè, oltre a Maria José Caleón, Sanchez 87, Immobile, che Immobile. Però c'è Digno Prime Moments, inginocchiamoci ragazzi. Inginocchiamoci a Digno Prime Moments. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Vabbè, se vabbè, se vabbè. Davvero bello, però questa squadra, raga, tanta roba come retro draft, eh. Tanta roba, madonna, Neymar quanto era bello quando su FIFA i Tots erano davvero dei premi. Guarda qui, Neymar, tu aspettavi un anno intero per Neymar. Che Neymar, questa è la carta che noi vogliamo vedere di Neymar. Non una carta, quanto l'hanno fatto quest'anno? 96. C'è Neymar, o lo fai 98 o non ha senso, perché Neymar è Neymar. Carta bellissima, bellissima. Poi vabbè, Digno, fenomeno, che chiudiamo in grande stile. Contento, peccato che abbiamo visto una sola versione di CR7, zero versioni di Lionel Messi. Che dispiacere. Signori, sono giù al termine anche di questo video. Spero di avervi visto, vi è piaciuto. Se è così, potete lasciare tantissimi mi piace nei commenti, scrivetemi la vostra, iscrivetevi al canale, condividetevi ovunque. Come detto, fatemi sapere qual era la vostra carta preferita di FIFA 19. Dove ho detto questo, vi ringrazio per il video, vi ringrazio il sostegno da Exit. È tutto, haters make me famous.